Il Museo Civico di Casale Monferrato dal 1995 è ospitato nelle sale dell'ex convento di Santa Croce. Al primo piano è possibile visitare la ricca pinacoteca con opere che coprono un arco temporale che vanno dal 1300 fino agli inizi del Novecento. Al pian terreno invece abbiamo i 5 locali che ospitano la straordinaria collezione della Gipsoteca di Leonardo Bistolfi. Recentemente poi un altro ambiente è stato allestito con la collezione etnografica di Carlo Vidua. Carlo Vidua, né vita in viaggio, è il tema di questa sala tematica che espone dopo anni la collezione etnografica di Carlo Vidua. Una collezione eterogenea proprio perché Carlo Vidua ha raccolto gli oggetti che trovate esposti in questa sala in giro per il mondo, ovvero durante i suoi 3 lunghi viaggi che ha compiuto fino ad arrivare in Nuova Guinea, là dove nel 1830 è morto. Una data davvero che anticipa i grandi viaggiatori dell'Ottocento e fanno di Carlo Vidua un personaggio davvero tutto da scoprire. Il percorso al primo piano che ospita la Pinacoteca inizia con la Galleria del Settecento che ospita i dipinti di Pietro Francesco Guala, uno su tutti, il bozzetto della Battaglia degli Albigesi, la grande tela che il pittore casalese realizza per la chiesa di San Domenico. Sono molti gli esempi di opere, come quest'ultima che citavo, che dal museo ci riportano verso la città o il territorio. A riprova di questa eterogeneità delle collezioni del Museo Civico di Casale, che permettono di raccontare le tante storie che appunto hanno fatto grande la città di Casale e il suo territorio. La visita alla Pinacoteca prosegue con la sala dedicata alla collezione Vitta, in cui si trovano alcune opere fiamminghe e il grande polittico spagnolo del XIV secolo. Si prosegue poi attraverso il loggiato, che ha un bel affaccio su quel chiostro piccolo che ospita il portale di Santa Maria di Piazza. Il percorso prosegue con un andamento cronologico, passando attraverso le opere del 400, del 500, arrivando alle opere dei Moncalveschi con gli angeli musicanti di Orsola Maddalena Caccia, il ritratto che è diventato l'icona del Museo Civico di Casale Monferrato, ovvero l'autoritratto di Niccolò Musso. La lunga galleria del 600 poi porta a quello che è il Salone Vitoli, che racconta una seconda storia del convento di Santa Croce, ovvero quella storia settecentesca in cui viene rimaneggiato appunto attraverso l'opera dell'architetto Vitoli. E qui in questo grande salone si accede a alcune sale, la sala del Risorgimento con dipinti di Eleuterio Pagliano, con le onorificenze di Giovanni Lanza, passando poi ancora attraverso quella sala che è stata dedicata a Noemi Gabrielli, quella direttrice sovrintendente alle Gallerie del Piemonte che ha voluto fortemente l'allestimento del Museo Civico negli anni 60 a Palazzo Treville. La collezione poi si conclude con la sala dell'Ottocento, in cui sono esposte alcune opere di Angelo Morbelli, depositate e conservate in museo grazie al deposito da parte degli eredi del pittore. Ci troviamo all'interno della prima delle 5 sale della Gipsoteca Leonardo Bistolfi. Leonardo Bistolfi, originario di Casale Monferrato, è stato un grande scultore che ha lavorato tra 8 e 900, interprete di quel simbolismo europeo di cui è divenuto famoso in tutto il mondo. Le sale ospitano quasi 200 opere tra modelli in gesso, bozzetti in terracotta, in plastilina e disegni.
e sono testimonianza di quello che è stato il lavoro di uno scultore, di quello che precede l'opera finale in marmo e in bronzo che siamo abituati a vedere anche all'aperto nelle nostre piazze, nelle nostre città. Quello che si può vedere all'interno della Gipsoteca Bistolfi sono quei bozzetti su cui l'artista lavorava per arrivare poi all'opera finale.